Salve onorevoli, eccoci qui in un nuovissimo episodio di Divinity 2 Ego Draconis. Allora, nello scorso episodio ci eravamo lasciati con la nostra rimanescenza. Mentre sto un attimo andando in palla il programma, lo so. Cioè, eravamo rimasti qui nel campo e dovevamo decidere alcuni tra i più importanti seguaci che ci porteremo nella torre. Quindi, ora come ora, ti dirò che dobbiamo parlare. Di tutto dovremo fare un giochetto di telepatia con la nostra amica e vedere di fatto che cosa scopriamo, perché anche lì secondo me cambieranno molto le cose in tavola se scopriamo piccole robe importanti. Oh, it's a Dragon Knight. No one can teach combat skills like me. But how can I say that without sounding desperate? Goodbye. Ok. Beh, onesto, apprezzo che comunque è stata proprio onesta, non si è buttata come gli altri. Oh, ti prego, reclutami, sono il migliore dei migliori. Bla bla bla, noioso. Ok. Quindi, tu invece, Turgoin. Greetings, traveler. I wish you a very good day. Mi sembra di ottimo umore per uno che è confinato su un'isola ostile. I have good reason to be. I'm a maritime historian, you see, and this place fascinates me. Ti vedo entusiasta, si direbbe che per uno storico della navigazione l'isola Sentinella sia la realizzazione di un sogno. That's what I've been telling the members of our club, the Prancing Seahorse. L'ippocampo impennato, bene. You are absolutely right, though. I wrote many a paper on the legendary Ulfmar, don't you know? A mighty pirate. But he wasn't a mere pirate, he was an explorer too. Then, one sad day, he disappeared. Ship, treasure, and all. Never to be heard from again. Fino a quando tu non hai scoperto qualcosa sull'isola? Exactly. You catch on quickly, don't you, youngster? Già. Have you noticed that shipwreck perched so bizarrely atop that enormous tree? I'd bet my prize collection of erotically engraved cannonballs that is Ulfmar's ship. Oh, yes, indeed. I'd recognize the design anywhere. Perché hai delle palle di cannone decorate con motivi erotici? E tu vorresti tanto che io andassi a dare un'occhiata a questo? I'm sure his treasure must still be there, but also some of his books. And those are what interest me. He must have collected so much knowledge during his travels. I'd be very grateful if you'd managed to explore the wreckage. But I don't think you can. Not unless you sprout some wings. Cos'è questo ippocampo impennato di cui parlate? It's the gentleman's club in Alaroth. It's where the intellectuals of the city gather, chat and have a drink. The current president, though, is a bit of an odd fellow. Perché? Narcissus is his name, and he's absolutely head over heels in love with himself. What a character. Have a Ci nice vediamo. Vediamo con te. Unless you have earned three or more doctorates in various alchemical disciplines, kindly remove yourself from my presence. Beh, credo di aver già deciso chi scegliere. Sei proprio arrogante, amico mio. Ti rendi conto che la tua vita è nelle mie mani? Oh, it's you, is it? The so-called Dragon Knight. Già. Well, don't for a second think I believe you. Or that pretty little green thing. It's too preposterous to even contemplate. Honestly, the bird brains one meets in life make you wish there was legislation for permissible social interaction. Cosa fa un alchimista? An alchemist distills the pure potency. Recipes from obscure books are also always a valuable commodity to any alchemist. Hai davvero tre dottorati in discipline alchemiche? Five, actually, but I allow scholars to address me once they have earned their third. Bene! Momento. Dicevo, ok, lui se la tira a due mani, però glielo concediamo, effettivamente magari ha le capacità per dire ciò che fa. If not, I would only have myself to talk to. Though I must say, the appeal of that eventuality has risen considerably since this conversation started. Hai idea di dove ti trovi? Why? You don't? Lost our way, have we? Oh, poor thing! Let me enlighten you, then. This is Sentinel Island, an ancient isle that was home to Maxos, and still is to draconic magic. Okay. Before you ask, Maxos is the greatest mage who ever lived, but judging by his sudden disappearance, I'd venture to say his experiments
caught up with him. Mm. I'm sure your mind is already dazzled by this sudden display of knowledge, so we'll call it a day. Class. L'altro candidato si chiama Alan, lo conosce? Never heard of the man. That means that he is either not an alchemist at all, or such an obscure one he has cured nothing besides a child's mild cough. Ma non ti allontanare. Order your other stooges around, but not me. Ok. Molto ok, onestamente. Non saprei. Alan mi disturba il fatto che ho qualcosa da nascondere. Perché la domanda è, in tal caso, cosa ha da nascondere? O ci ha nascosto il fatto che è famoso. Però di fatto ciò non toglierebbe che... That's way too heavy. Il mensile dell'alchimista, ma porco. Guardate. La spada a due mani di Aberon, la posso vendere ora che abbiamo lo stronzo del commercio? Welcome back! Commercio. Non commerci armi, figlio di troia? Would you like to Fine. Allora niente, la eliminiamo. Non la posso distruggere! Porco il cazzo, magari è un mezzo oggetto missione di merda. Se ce lo siamo preservato. Cintura del cacciatore, cosa mi mancava? Da equipaggiare, che non mi ricordavo. E giusto la capo G, la storia dannato parte 2. Gli studi della gara di uccisioni, storia della mazza draghi. Parte 4. Parte 4. E ne abbiamo tutte e due. Distruggi. Già. Ok. Bene. Ora direi che ci facciamo un bel salvataggio e poi ci facciamo un giro a vedere questi tre con telepatia per vedere di fatto che cosa ci dicono. Vediamo un po'. Welcome back. If only I was still allowed to leave the camp. Potrei raccogliere quelle radici del deserto che ho visto prima. Would you like to Fine. Ok, ci ha abbassato i prezzi. No, sai quanto mi interessa che lui ci abbassi i prezzi. Ah, good. That cannonball with the bathing twins motif will cost a fortune. But I ok, ok. Ti prego, non voglio più leggere la tua mente di merda. Ah, haven't taken off. Telepatia. This nincompoop try and trick the greatest potion maker in Rivalon. Order your other. Cosa sappiamo quindi? Questione di vita e di morte. L'uomo in mare, ma c'è qualcosa da leggere la mente? La mente di, ecco. Che lui è il più grande alchimista. Mi hanno rivelato che è lui il più grande alchimista di Rivalon. Ok, allora abbiamo la verità, ma del resto si vedeva. Gli alchimisti non sono mai persone che se la tirano poco poco, sono giusto un po' simpatici, divertenti. Sono gli stronzi che se la tirano a due mani, diciamoci la verità. Quindi, arrivati qui ora... Ci manca Kenneth. E andiamo a prendere subito Kenneth. Mica ce lo facciamo scappare, sia mai. Però un'occhiatina prima a quella barca lì. No, frega, che quella è quella barca sul labbro di cui parlavano. Non ne ho la più pallida idea, ma dopo gli darò un'occhiata. Giuda, che palle, qui si può aprire? No. Leggenda di Uffo, il marinaio e altre storie, volume 3. Allora, la storia di Ulfmar mi interessa.
Storia del dannato, parte 2, distruggi, non mi interessa questo. Ok. Shiny. Vediamo ora di andare a raccattare. Cito uno sguainare di armi. Ah, è lui che si allena, bene. Tu dovresti essere l'altro allenatore. Qui ce ne sono due, io pensavo 4 per ogni categoria, invece 2 per ogni categoria. Ok. E abbiamo l'ultimo obelisco, teoricamente, se ricordo bene. Mi perdoni? It is you, isn't it? The slayer turned dragon. I, a true slayer, still would hate you if I didn't know my life lies in your hands. Non mi importa dei sentimenti che nutri i miei confronti, mi chiedo solo se tu sia degno o meno di servirmi. No, andiamo con io sono ciò che ci era stato insegnato a disprezzare, ma le mie intenzioni restano nobili. Liberare Rivelon dal flagello di Damian. A noble mission indeed. Not one I'm averse to taking part. Per quale scopo sei stato scelto dall'isola? Your trainer. I can understand why she chose me. Oh yes. Mm-hmm. I was never your drill instructor, and more's the pity. The men and women I trained are now the best of the best. Just look at Commander Rhode. Ah, tu hai addestrato Rhode in persona. I have a proposition to make. Vai. I know there must be a rival on the island, and I challenge him, whoever he might be, to a duel, so I can prove my worth. Il tuo rivale è il capitano di una nave arenata nei pressi del tuo accampamento. Well then, no time to wait. Sono curioso di vedere ciò che dice. Perché sappiamo che lei è brava nelle arti di combattimento, lui non so in cosa è bravo di fatto. Però ti dirò, le arti di combattimento mi interessano, spero solo che ora non si ammazzano. Here we are. Listen now. Whoever is the captain of this ship, è una donna. Challenge him to a duel. Challenge her to a duel, you mean? What? I didn't know. Ok, per il tuo maschilismo incallito perdi 10 punti. I take it you are my rival and one of us has to perish this day. I respect your decorum, but this is neither the time nor place. Prepare to fight. Né più le palle. No, I implore you. You were a slayer before you were a dragon, and know the code of our order. Please. La tua garanzia ti fa onore, ma questo duello si combatterà. I deplore that decision. But if there is no other way. Maschilismo tossico. Captain. On guard. May the best swordsman win. Potrebbe essere leggermente macchiato il duello per il semplice motivo che lui magari non potrebbe combattere bene proprio perché è una donna e si vergogna. Chi vincerà? I knew it. Captain Hermosa is the best fighter you'll ever meet. Beh, ha vinto lei. Puoi finire di fare le mosse? I think I have amply proven who's the best fighter on this island, have I not? Eppure non hai ancora combattuto con me. True enough, but I'll show you every corner of that platform once we get up there. But we won't engage in combat when you're in dragon form, will we? Because that would hardly be fair. Ok. Beh, diciamo che gli addestratori se la sono rivelata in maniera semplice. Quindi fondamentalmente, prima di fare tutto ciò, direi di salvare. E in più qua voglio assolvere una mia curiosità. Sì, ora sto facendo un tempo perché ragazzi si mette di fronte a decisioni simili e vado in pappa. Allora, carichiamo. E questo è il momento in cui dobbiamo leggere le menti di questi stronzi. Giusto? Sì. Quindi ora ci dirigiamo verso di lui, però prima di tutto gli leggiamo nella mente per capire effettivamente se possiamo farlo, perché anche lui ha l'abilità di leggere nella mente. E secondo, lo sfideremo a duello per vedere sempre se lei vince, perché in tal caso non è casuale, lui è più forte, pace.
Momento. Mi stai dicendo che è già morto? Perché l'obelisco non doveva ancora uscire. Eh già, sì, dovevo caricare quello sotto. Guarda quanto tempo che stiamo sprecando, ma è tutto tempo guadagnato, ragazzi. Bisogna fare scelte oculate, perché i prossimi servi ci rimarranno a vita. E non sarà mai una delle scelte migliori che potremo trovare. Anche perché mi aspettavo una vasta scelta, comunque persone di effettivo valore. Non mezze seghe, onestamente. Cioè, non per cattiveria, però capitano di una nave, quello di Rod. Telepatia. Slayer's back at the camp has already missed my magic training program. I know there must be a rival on the Ok. Quindi sappiamo che lui si basa sull'allenamento magico, ma onestamente a noi interessano più le tecniche di combattimento. Anche perché poi, come abbiamo visto, puoi essere magico come vuoi, però se ti batte un capitano di una nave, abbastanza triste. Ok, non è un capitano di una nave qualunque, però non è questo il punto. Si è buggato, yay. Here we are. Eccoci. Challenge. What? I take it you. No. I implore you. Ok, è un duello. Captain. On guard. May the best swordsman win. Come Slayer on, versus Captain. Come on, yes. That's this it. Must be the yes. Duel of the year. Sembra che mantiene la stessa regola. Però questa volta sta durando di più. E vince sempre lei. Già, vince sempre lei. Sempre e comunque, quindi pace, abbastanza pace. Bisogno della sentinella, ricarichiamo nella parte iniziale che già avevamo preso il bottino sulla nave naufragata. Tra l'altro, for curiosity. Ma se io mi butto di qui... Non ci trovo nulla, seriamente? Che tristezza. Veramente triste. In ogni modo, abbiamo visto Canaret e Elfrit. Nave di Ulfmar. Ah, quella nave sull'albero, porco Giuda, chi l'aveva vista? Ok. Andiamo a vedere l'ultimo personaggio, se non sbaglio quell'ultimo personaggio dovrebbe essere appunto l'isola. Oh mio Dio, guarda quel ritardato, quello lì è il marinaio che si è perso. È circondato da quegli tre strozzi che gli girano intorno. Povero cucciolo. Povero. Però qui mi sembra che un bel aiuto ci servirebbe. Oh, bless you, stranger. Quickly now. Ok. Ok. Never have I seen such ferocious beasts, nor such fighting skills either. Sei fortunato ad essere vivo, marinaio. I am that. Stupid of me to venture out alone. Ok. These ruins looked inviting. I wanted to explore them. 700. I stumbled over what I thought was a small rock, but it turned out to be an old book. Then I heard a growl. Instinctively, I jumped up and scurried up that broken column. Quegli animali erano decisamente famelici. Allora, questa ricompensa, vabbè. Il buon capitano aveva ragione di definirti uno spirito avventuroso. She's a wonderful woman, Lady Hermosa. I'll return to the Starbound immediately. Here. Take the book I found. It's the least I can do. Thank you, friend. Thank you. A strange book found on the sand. That might be interesting. Ok. Qui nulla con cui possiamo interagire. Però un taccuino arcano. This is the book Elfrith gave you. It appears to be the spellbook of an unnamed mage.
Legge. Most of the spells are too amateurish to be of much use, but one of them catches your attention. It was seen the mage liked to work outside, but often the wind bothered him, so he devised a spell to make it die down. Chiudi il libro. Close the book. Quello lì lo useremo sulla tomba, appunto. Ma prima che mi scada l'amicone. Creatura elfo drago. Ma voi sembrate tutto fuorché esseri sani. Diciamo esseri vivi, cioè siete non morti. Ok, non ora. Non ora, ho detto. Disturbano sempre momenti più inadatti. Creatura epica. Epica sarà quel piccione di tua madre. Ok. Creatura goblin magol. Ma siete tutti ricuciti con filo e ago. Che cazzo di creatura magica siete, dai. Fate abbastanza pena, fatevelo dire. Allora, qui c'è la nave. Ah, e qui Eddifrit sarebbe quello che dovevamo salvare, il marinaio perduto. Quindi ora direi che vorrei trovare un luogo per il teletrasporto. Così ritorniamo all'origine. Usiamo quell'incantesimo sulla tomba prima di tutto e lo svegliamo via. Cioè togliamo il vento. Salvataggio automatico, va bene, perché mi ha preso quando automaticamente. Vabbè, prima di tutto parliamo comunque col capitano e avvisiamo che abbiamo raccattato il ragazzone. E poi credo che dovremmo fare la fatidica scelta. I think I have amply proven who's the best fighter on this island, have I not? Questo è certo. I do feel bad about having to kill the man, though. Era necessario. Such valiant fighters, you know? Though they are technically our enemy now. Capita. I think I have amply proven che Eddifrit ce l'ha fatta. The silly man was lucky you were around. Thank you for rescuing me. I am very grateful, Your Grace. Questo è certo, vabbè. True enough, but we... Ok. Uomo in mare mi dà l'esperienza che è quella che ora reputo più utile. Bene, e siamo, tra l'altro abbiamo quasi finito. Quindi ci rivediamo alla tomba, signori, direttamente. Rieccoci, signori, allora. Vedere se sta registrando, sì. Bene. Avviciniamoci alla zona, mettiamoci qui di fronte la croce, come si suol dire. E leggiamo l'incantesimo. This is the book of the pronuncia l'incantesimo. The spell, and within moments, the wind is died down. Ok. Decidi di mettere così tanto tempo ad accendere una candela. Tra un po' rinizia. Ne sono sicuro. Ok. Ultima candelina accesa e buon compleanno! Candele al vento. Esattamente perché? The candles burn once more, and at long last my spirit soars again. Credo di aver incontrato la tua malefica gemella qualche tempo fa. No, she is an abomination, a ghoulish duplicate, pieced together from different corpses. Già. Lycan's tastes are peculiar. Even before he killed me, he manufactured that thing to satisfy his frigid, soulless appetites. Penso che prima dovresti presentarti. I am Sasa, the one-time reluctant concubine of Lycan. Until he needed my blood to advance his schemes. A powerful spell was required to access the abandoned tower, sealed as it was by Maxus's magic. The blood of a loved one. I can still hear him say it. Ha! That monster never loved anything but death.
Ok, se faccio telepatia, 175, nulla. At last, hope for salvation. Devo entrare nella torre da battaglia, come posso riuscirci? Of course, it can't. No, the only way in is to draw Lycan out. And for you, they won't budge. I'm confident, though, that my appearance would rattle his twisted brain like nothing has before. Tutto qui? Not quite, no. There is one other matter. Dimmi. I am bound to this grave, but bring me back to life and I'll accompany you. E come ti riporto in vita? All I need is my ring, which I hope is still in Lycan's old study here on the island. Say demise and enter. Perché di partita? Ah vabbè, perché è morto e lui è fissato con la morte negromante, quindi di partita. Che merda però, onestamente, che parola di merda. Ok, andiamo su quella statua del mare, dovrebbe essere quella, giusto? Che memoria, ragazzi, che cazzo di memoria che c'ho. Di partita. Ok. Perché lo studio qui, cioè? Non mi sembri il tipo di studioso che ha una... Come si suol dire, apprezzi stare all'aria aperta. Quindi c'è 16... Ecco, altri due te li do. Accetta. Abbiamo anche abilità? Certo che abbiamo anche abilità. Scasso me lo porti a 6. Scusi. 4 più 5, ecco. Io avrei a 6, perché lui si sia un po' bergato. Ah no, è al massimo. Porca, sono un coglione. Perché l'ho fatto? Perché? Oh. Potevamo tenere ancora quell'anello per molto tempo. Dice no, sono demente, va bene. Ok. Ok. Morto. Qui non abbiamo nulla di interessante. Bene. Comunque Lycan, porca puttana, non so se fargli i complimenti per i suoi spoderati gusti o... Dovrei cominciare a temerlo. Oppure dovrei chiedere insegnamento. Vivo in questo costante dubbio. Slamberga di acciaio bilanciata da gente da ieri, ma tienitela in culo quell'arma di merda, dai, pure a due mani. Cioè, magari è anche buona, ma è a due mani, nemmeno fa vedere le statistiche. Oh. Ma che bello, anch'io vorrei un appendi abiti così in casa. Povero cittadino stronzo. E tra i like è un destinatario sconosciuto. My backpack is Perché come bestemmio? Guarda come bestemmio. Quindi livello 18. Rossa finta. Questa matita rossa finta è piuttosto convincente per l'occhio non esperto. Dove l'ho presa? Per gli elfi drago. Va bene. Un paio di robe che... Storia di Veloniana, va, fanculo, chi se ne frega. Pianta di merda, distruggi, chi se ne frega. Oh, as it is. Vediamo la lettera sconosciuta. L'isola può anche odiarmi, sentirmi che ricambio... Sentimento che ricambio con passione, ma non importa, tanto sono intoccabile. La torre è mia, Maxus è stato un pazzo ad abbandonarla, l'incantesimo che ha usato per chiuderla a chiave. Ah, il sangue di una persona mala, la gola di Sassan era così tenera, il mio coltello tagliava la sua carne con la stessa facilità con cui un demone divora la carne di un bambino. Ma sto divagando, l'isola non ha importanza perché non può ostacolare il mio lavoro in alcun modo. In effetti la mia presenza la scoraggia così tanto che da lungo verde lussureggiante, baciato dal sole, è diventata una roccia decadente immersa in una luce color del sangue. È ironico che non si accorga come il suo avvizzimento serve ai miei scopi. Ok, diamante, oro e anello di Sassan. Note. Note, usa. In this dusty booklet, Lycan describes the research he did in order to break the magical seal on the battle tower door so as to obtain entry. Ok. Seems to have made use of the same Orbis Arceso you used to defeat Amduceus. Having to kill Sassan
made him feel slightly bothered, but his undead copy design quickly alleviated his apprehension, such as it was. Non puoi aprire questo qui per l'abilità scassinatore. Ok, ma questo sì. 17-21. Eh beh, questo è importante. Non so perché riporta come bestemmi addosso. Guarda come ti bestemmi addosso ora. E... quindi alla fine li vorrei buttare ora che abbiamo iniziato a trovare roba che potremmo di fatto usare. Too heavy. Ma cazzo, non so cosa buttare. Devo iniziare a buttare i libri. Scarabocchio leggibile. Butto lo scarabocchio leggibile. La passione del divino. Butta quest'altro robetto. Ok. Prendi tutti e due. Armi. Queste fa 17-21. 6-11. Non saprei onestamente. Teoricamente è più forte quelle che abbiamo equipaggiato. So, you met my spectre sister, squire. Assassins don't be resurrected. Telepatia. Mayhaps I'll see her living again myself and make her a piecemeal puppet as well. E invece sì, e non sarà certo un pazzo da 10 pezzi a impedirmelo. Silence. You don't understand my subtle grace. Ma mi darebbe fastidio la tua sottile distrofia muscolare al labbro. But I shall waste words on you no longer. Slay the slayers, my soldiers. Strike the maxis. Ma non c'è nessuno down. Nel corridoio, si vede. Aia, aia. Vabbè. Signori, sono costretto a lamentarvi che tempo tiranno, ci becchiamo nel prossimo episodio.